Ma te? Perché fai questa vita? Ma chi te l'ha fatto fare? La colpa è tua, lo sai, sì? Di quello che ognuno è, la colpa è solo sua, lo sai, sì? Ma la vita tua è come una strada. È il male che te fai a te, è come una strada dove ci camminano pure l'altri, pure quelli che non c'hanno colpa. Chi mi ha messo in testa ste fregnacce a me? Un prete? Un prete? Ma che prete? Oh, quello mi pareva una Bibbia vivente. Ma io non ho voluto ricominciare da zero. Ma che te credi che non avevo capito quello che mi aveva detto il prete? Sì che l'avevo capito, li mortacci tua! Detto cognac che mi ha fatto ubriacare! Oh, che! Mar de panza! Ai, oddio, che mar de panza! Ma che mi sono magnata, oh, il grasso del cuore! E te chi sei? Il cliente mio? Ah, vabbè, chi se lo ricorda? Ce n'ho avuti tanti e mica sono anagrafe, oh! Il primo è stato mio marito. Ah sì, c'ho un marito. E lui era bello, era bellissimo, c'aveva 7 mesi, era bellissimo. E quando ci siamo sposati eravamo 6, cioè eravamo 20 in chiesa. E siamo venuti in chiesa una volta. Il primo è arrivato alle 9 e l'ultimo alle 12. E siamo andati là una volta perché per non dar nell'occhio, perché lui era ricercato dalla polizia. Eh sì. E non abbiamo fatto in tempo a disse di sì. Che se lo sono portato via. Ma io sono rimasta là, impalata. Sull'altare. Ma tu lo sai perché mio marito era padre d'Ettore? Era un farabutto disgraziato, lo sai perché? Perché sua madre era una strozzina e suo padre era un ladrone. E perché direi di sua madre è una strozzina e il padre è un ladrone? Perché? Perché il padre da madre era un boia e la madre della madre una cattona. E la madre del padre era una ruffiana e il padre del padre una spia. Tutti morti di fame. Ecco perché. Ecco perché. Certo, sì, c'avevano i mezzi, erano tutte persone per bene. E allora? Di chi è la colpa qua? Di chi è la responsabilità? E spiegamelo te, che io non so nessuno. Spiegamelo te che sei re dei re. Dei re. Di chi è la colpa? Di chi?